Il calco africano di questi giorni non risparmia nemmeno i nostri amici a quattro zampe, quelli domestici che soffrono il caldo più di noi e quelli selvatici che, nonostante il tempo più forte, non riescono a contrastare in pieno le temperature al di sopra anche di 14 gradi rispetto alla media stagionale in alta quota. Insomma, siamo tutti sulla stessa barca, come ci dice il biologo e già direttore del Parco d'Abruzzo, Dario Febbo. Lo sentono anche più caldo di noi? Nel senso che noi abbiamo dei meccanismi di termoregolazione, come per esempio il sudore e altri, e che gli animali praticamente non hanno e quindi soffrono più caldo di noi. Per quanto riguarda i nostri animali d'affezione? Gli animali d'affezione sono appunto quelli che rischiano con il caldo eccessivo, possono avere colpi di calore, possono avere colpi di sole e quindi bisogna sempre tenerli in modo adeguato, nel senso uscire nelle ore più fresche, come d'altronde per gli uomini, avere sempre l'acqua a disposizione, avere anche con sé, perché no, un panno con cui ogni tanto, diciamo così, umidirli appena appena sia ben chiaro, e oltretutto bisogna stare attenti a non portarle fuori nelle ore più calde, perché per esempio le zampe su uno sfaldorovente si potrebbero scottare. E d'altro canto in casa bisogna tenerle nella cuccia, nel posto più fresco della casa, del balcone, e da un lato, e dall'altro ci sono dei materassini che sono rinfrescanti, diciamo così, che contengono dei gel che durante il sonno appunto li tengono non caldi, quindi rinfrescanti. Andiamo ad alta quota, gli animali selvatici? Gli animali selvatici di per sé sono già abituati alle condizioni più estreme che incontrano in natura, sia nella stagione calda che nella stagione fredda. La stagione fredda fa selezione degli animali, anche la stagione calda fa selezione degli animali. Quindi nella stagione calda gli animali selvatici accentuano di più quelle diciamo, abitudini che hanno normalmente, cioè quella di uscire fondamentalmente nelle ore serali e notturne, oppure nella prima mattina, quando la temperatura, l'ambiente, il clima è molto più fresco. Si possono registrare dei malori tra gli animali? Sì, i cani in particolare, in condizioni di eccessivo calore, aumentano la frequenza cardiaca fino all'affanno e possono avere anche fino al vomito e fino alla diarrea, oppure fino ai casi più estremi, quindi sono da tenere veramente con molta cura. Molti dicono che gli animali non sudano, ma è un modo di dire o è vero? Gli animali non sudano, nel senso che loro, per esempio i cani sudano solamente sul palmo della zampa e loro devono termoregolarsi in un'altra maniera. Una delle maniere in cui si termoregolano, per esempio, è l'aumento dell'ispirazione e dell'espirazione, perciò in estate in modo particolare vediamo che i cani sono sempre con la lingua un po' più da fuori, perché con quella, dal cavo orale, eliminano un po' di calore.